Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Tiger Games e come vedete oggi siamo su Cat Mario, che l'ho scaricato per il telefono ieri, quindi cioè, ci ho giocato un pochino, quindi proviamo a vedere come andiamo. Cioè, vabbè. Normalmente già si muore all'inizio, quindi sì, capirete che è abbastanza difficile sto livello. Cioè no, il livello proprio di tutto il gioco. Non solo il livello. Oh. Per fortuna non mi ha preso quel pezzo di muro che è caduto da lassù. Ok. Già ho preso il primo game point, quindi. Ovviamente se muoio non devo ricominciare tutto da capo, per mia fortuna. Allora, in questo livello in pratica sono arrivata alla fine. Cioè c'è tipo una cosa volante che vola. Mo vedete, guarda. Non queste palline che volano. Un'altra cosa, non quella, ma questa. Quella cosa è impossibile da superare perché a quel punto sto Cat Mario, sto Cat, vabbè, sto coso, sto gatto, da solo. Quindi è impossibile superare quel pezzo. Allora, vi volevo dire che sto gioco in pratica è uguale a Super Mario, ma è molto più difficile di Super Mario. Super Mario almeno i livelli riesce a superarli, e manco il primo si riesce a superare. Quindi al posto di Super Mario c'è sta sto gatto qua, se non si chiamerebbe Cat Mario. E ora noi stiamo cercando di superare sto livello che è un po', cioè io dico sto livello è difficile già di suo, ma figuriamoci il livello 2, non me lo voglio immaginare e neanche ci voglio arrivare. Sì, in realtà ci voglio arrivare, però neanche un passo riuscirò a fare su quel livello già qua. Io odio, odierò per tutta la mia vita sto gioco. Posso fare? In pratica sono finita su una trappola. Una trappola che mi fa rimanere in. Ci sono molte trappole in sto gioco. Io cado sempre sulla stessa trappola, è normale. Normale. Prima o poi ce la fare arrivare a livello 2. Cioè, non posso stare tutta la vita su questo livello. Dai, dai. Ok. No, no, no. Oh, ma perché? Perché c'è quella cosa che cade per terra? Si può fare. Dai. No! Vedi, raga, vi faccio vedere che è una trappola sta cosa. Cioè là sta un altro quadradino. È un'altra. Oh, trappola. No, 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 non volete, no. No, beh, io vi dico che Cat Mario sul computer è molto più difficile questo, quindi. No. Perché non salti là?
Cioè, io vi giuro che l'abbi va da solo questo coso. Quindi è impossibile recuperare quel pezzo. Madonna santa. Cioè, sono morta 5 volte. No, che? Quante? 16 volte? Cosa? Sto gatto è morto 16 volte. Cosa impossibile. Siamo a 17. Arriviamo tipo a 40 volte, tipo. Arriviamo tipo a 100 volte. Oh. Ok. Sta fermo là un po'. Vedi? Cioè non sono io. Ah, ma forse ho capito una cosa. Forse ce la faccio a superare il livello. No, forse, infatti ho detto forse. Si può fare. Un motivo. Fate superare il livello. Perché intanto è come se 20 volte. 20 volte sto gatto è morto e risuscita 20 volte, madonna. Che c'ha la pozione del risuscito. Dammela. Oh, se c'ha una pozione che risuscita sto gatto. Dammela un po'. Meno che muoro. Ma perché? Perché? Perché fai così? Perché non salti? Perché? Mi vuole tanto stare da qui. Alla acqua! Devi saltare qua. Dove sta il punto di impianto? Ok. Ora siamo attenti a queste cose strane. Madonna santissima. Mo' che ho capito come si passa quel pezzo. No, muoio sempre. Non ho fatto in tempo a tornare indietro. Madonna. Ma perché? Che mi fai questo subito? Oh! Ragazzi, mi potete scrivere sui commenti come si fa quel pezzo? Per favore, perché è impossibile farlo. Allora, ci provo l'ultima. Arrivo fino a là per l'ultima volta. Siamo a 8 minuti. Ragazzi. Io finisco qua il video perché prima che supero quel pezzo ci vogliono anni di allenamento. Cioè, almeno 10 volte al giorno mi dovrò allenare prima di superare quel pezzo. Vabbè, io termino qua il video. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi!